Share Radio Scambio al tuo tempo unisce nel quartiere di Baggio la web radio locale e la banca del tempo locale. La web radio includerà una piattaforma per semplificare gli scambi di prestazioni e servizi tra gli abitanti della zona, basati sullo scambio di tempo. Carmen, una pensionata di Baggio, è incuriosita da internet. Per imparare le novità chiede sempre aiuto alla nipote Nadia. Nadia, 20 anni, è sempre impegnata nella vita di quartiere. Ma adesso il tuo computer è diventato anche una radio? Brava nonna, è la web radio locale. Ma c'è una novità, è il nuovo servizio Scambia il tuo tempo. Una collaborazione tra la web radio locale Share Radio e la Banca del Tempo di Baggio. Nonna Carmen sa cos'è la Banca del Tempo, un gruppo di persone che si scambiano lavori e prestazioni. La quantità di tempo che spendi è la stessa quantità che avrai da persone in altri servizi. Ma adesso è tutto più facile, basta un click per scambiare il tempo. Nadia ha risposto a una richiesta per fare i compiti, col tempo guadagnato è andata dal dentista. Carmen prova, inserisce i suoi dati personali e decide di offrire del tempo preparando le sue torte speciali. Ora è abilitata allo scambio. C'è dell'incredibile! 10 minuti e già arriva la prima richiesta, una torta di compleanno. C'è da fare la lavatrice, stirare i panni... Sì, dalle 18 alle 19 avrà tempo per la torta. Come si vede, Carmen non è molto brava nel giardinaggio. Cosa fare? Ma sì, usare il tempo guadagnato facendo la torta per l'intervento di un giardiniere esperto. Carmen apre il profilo di Share Radio e scrive la richiesta per un giardiniere. Appaiono subito diversi professionisti. Carmen per scegliere considera vicinanza a casa, orari e i commenti di altri membri. Carmen sceglie Fabio e prenota un appuntamento con lui per il pomeriggio. Fabio arriva a casa di Carmen, ripulisce e dissoda, semina e concima. Infine spiega alcune regole base per un balcone impeccabile. Nadia sta studiando per un esame, la Share Radio in sottofondo. All'improvviso una voce inaspettata. Jessica, una speaker della Share Radio, sta intervistando la nonna per scoprire il segreto delle torte più famose del quartiere. Come si può scegliere un servizio? Carmen vuole provare nuovi servizi. Dalla bacheca settimanale di Share Radio vede il panorama completo del tempo offerto dai membri. Lezioni d'inglese, incontri di lettura, corsi di nuoto. Incuriosita prenota una lezione di yoga al parco, che da foto e commenti sembra molto rilassante. Nella bacheca vede anche le proposte della settimana delle associazioni iscritte a Share Radio. Sono le più diverse, dalle associazioni sportive a quelle di lettura. Parteciperà alla Sagra di Baggio, dove ci sarà anche Nadia con la sua band. Come sostenere la Share Radio usando il proprio tempo? Jessica è diventata una speaker in radio per curiosità. Durante l'iscrizione a Share Radio ha scelto di diventare speaker della web radio e mettersi alla prova. Con un'amica ha seguito un breve corso teorico per capire il funzionamento e il software, i test delle attrezzature e la scaletta di una trasmissione. Poi si è buttata sul campo intervistando gli abitanti su diversi temi. Jessica con un'amica ha anche partecipato a un contest per l'aggiornamento del sito della Share Radio. Ha pensato un nuovo modo per far conoscere il sito della radio. Se vinceranno potranno avere del tempo bonus. Jessica sa già che lo spenderà per un nuovo tatuaggio. Elisa decide di sostenere la Share Radio caricando ogni settimana le trasmissioni sul sito. Con il tempo guadagnato può andare molto più spesso dalla sua parrucchiera di fiducia. Perché il servizio è sostenibile? Sostenibilità socio-etica, miglioramento coesione sociale. Il servizio offre uno scambio locale e collaborativo di prestazioni di lavoro accrescendo l'integrazione sociale nella zona. È di interesse per i pensionati con tempo a disposizione e per gli studenti di ogni età, grazie alla componente tecnologica che aiuta il dialogo tra generazioni. Potenziamento e valorizzazione di risorse locali. Il servizio, attraverso lo scambio di lavoro all'interno della zona, promuove il potenziamento delle attività locali con un impatto positivo sul benessere dell'intera comunità. Integrazione delle fasce deboli ed emarginate. L'uso dell'ora a lavoro come moneta di scambio dà stesso valore a tutti i tipi di lavoro, facilitando l'accesso a prestazioni a persone a minor reddito. Sostenibilità ambientale. Intensificazione dell'uso.
Il servizio, usando il computer anche come radio, riduce la necessità di acquistare questi prodotti e quindi l'impatto ambientale per la loro produzione e distribuzione. Sostenibilità economica, posizionamento di mercato e competitività. Il servizio amplifica le potenzialità della Banca del Tempo, un'offerta di lavoro innovativa che può inserirsi nell'economia locale senza avere diretti competitors. Effetti macroeconomici. Il servizio, basandosi su uno scambio di tempo, estende le possibilità di soddisfare i bisogni delle persone di un determinato luogo, influenzando positivamente la comunità locale.